Bentrovati e bentrovate dal vostro Andrea Cartotto. Questo videocorso vuole essere un vero e proprio mini corso gratuito per imparare a conoscere e a utilizzare la nuovissima intelligenza artificiale targata Google, Google Gemini, naturalmente deformazione professionale, con una particolare attenzione all'utilizzo didattico, anche proprio per strutturare attività nella didattica curricolare. Gemini è per noi un sito web, un'applicazione online, ma da qualche giorno è anche possibile direttamente scaricare su sistema operativo Android l'app ufficiale Google Gemini o è possibile su sistema operativo Apple, dunque iOS, provare Gemini all'interno dell'app Google. Nel mio caso, ed è il caso che vi consiglio, accediamo da browser, sapete che suggerisco sempre Google Chrome o Mozilla Firefox, andiamo su gemini.google.com, ci verrà chiesto di accedere e saremo di fronte a questa schermata di accoglienza che possiamo avere in modalità chiara o scura a nostra scelta, semplicemente cliccando sull'ingranaggio in basso a sinistra e andando poi ad accendere o spegnere l'interruttore in modalità scura. Gemini è in Italia da tutti noi utilizzabile gratuitamente. Vi sono dei piani a pagamento da tenere sott'occhio anche nel futuro utilizzo scolastico e ai colleghi e alle colleghe amministratori di Google Workspace do l'indicazione di accedere alla console per attivare le funzionalità Google in anteprima e più in generale di attivare Gemini per tutti gli utenti della organizzazione o per gruppi di utenti selezionati, docenti, alunni e così via. Noi intendiamo Gemini come una vera e propria chat, si chiama chat conversazionale. Qual è la particolarità di Gemini? Il suo addestramento, altro termine peculiare dell'IA. Un modello linguistico è addestrato con parametri, una enorme quantità di parametri, cioè informazioni. Ma Gemini è addestrato in modalità multimodale. Cosa significa? Significa che noi possiamo spaziare in differenti ambiti ed in questi ambiti Gemini cercherà di scandagliare le informazioni su cui è stato addestrato da Google, ma anche dal nostro utilizzo, andrà a correlarle cercando di fornire una risposta che emuli la risposta umana, perché ricordiamoci che l'intelligenza umana sfrutta i neuroni presenti nel nostro cervello, l'intelligenza artificiale sfrutta la rete neurale, una rete cioè che emula i neuroni non possedendoli. Quando scriveremo all'interno della nostra stringa, della nostra barra orizzontale, ricordate sempre che ciò che scriviamo si chiama prompt e che noi andremo a iniziare le nostre frasi sempre con verbi, ve lo consiglio, verbi di azione, verbi legati al racconto, alla narrazione, descrivimi, parlami di, sintetizza e così via. Dove il cursore è presente e vedete che già qui lo è, io posso dunque iniziare a digitare o posso dettare cliccando sul microfono o ancora posso, e lo faremo, caricare una immagine dall'esterno per farmela descrivere, farmela narrare. Dunque Gemini si configura anche come tecnologia per l'inclusione. Vado a scrivere questa frase, questo prompt. Descrivimi brevemente la forma di governo presente in Italia. Il prompt può essere soggetto a personalizzazioni e le tante personalizzazioni che io posso scrivere si chiamano tuning, messa a punto, e se ne scrivo molte diventano una messa a punto profonda che si chiama deep tuning. Vogliamo un esempio pratico? Potrei aggiungere di descrivere brevemente la forma di governo con un linguaggio comprensibile ad un ragazzo di 13 anni italiano. Oppure di descrivere la forma di governo utilizzando un linguaggio particolarmente formale o accademico. Premiamo il tasto invio sulla tastiera, utilizziamo il triangolo, che per noi è
riconoscibile perché lo troviamo nelle chat, nelle apps di messaggistica, ed ecco qui. L'Italia è una repubblica parlamentare. Questo significa che... e così via. Il modello Gemini sta lavorando, lo capiamo perché era presente il tasto stop per un qualche istante in azzurro lì in basso, e poi noi possiamo fare un'azione, questa sì è presente solo in Google Gemini, di fact checking, cioè di controllo contro la disinformazione in rete, perché partendo dal presupposto che l'intelligenza artificiale non sia perfetta, badate bene, io posso cliccare sul pulsante G e validare, verificare la risposta, questa volta passando da Google Gemini ad una vera e propria ricerca in rete per trovare riscontri. E abbiamo appena allenato competenze di cittadinanza digitale. Stiamo facendo educazione civica. Stiamo facendo eventualmente un lavoro interdisciplinare in questo caso, che può andare a ricomprendere diritto per la secondaria di secondo grado, italiano per la scrittura creativa, per il testo argomentativo, storia, educazione civica stessa. Ecco come nasce una educazione alla chat conversazionale, una educazione con la chat conversazionale, attività che ho sperimentato con soddisfazione più volte in classe. Se invece l'obiettivo è tecnologia per l'inclusione, farmi descrivere un'opera d'arte perché sono un alunno con bisogni educativi speciali, perché sono un collega, una collega di sostegno e voglio accompagnare il mio alunno e la mia alunna in un percorso mirato di apprendimento, io allora posso cliccare sul pulsante carica immagine. Confermo ora con un ok che so che sto caricando una immagine dall'esterno. Riclicco il pulsante carica immagine. Prelevo dalla mia cartella dei download, quindi l'immagine deve essere precedentemente scaricata e presente sul nostro dispositivo. Come vedete, ho caricato una immagine famosissima, la riconoscerete in piccolo, opera d'arte di un grande artista, e poi dialogo con il mio chatbot, anzi con la chat conversazionale e con l'intelligenza artificiale multimodale Google Gemini, scrivendo questo. Descrivi l'opera che ti ho inviato con un linguaggio comprensibile ad un ragazzo. Indicami l'autore e il periodo storico di riferimento. Invio. Ora sta consultando Gemini l'enorme mole di parametri su cui è addestrata, ed eccoci qua. L'opera che mi ha inviato è Notte Stellata, un dipinto realizzato dal pittore olandese Vincent van Gogh. Cosa si vede nel dipinto? Guardate. Noi abbiamo chiesto di rendere il tutto comprensibile da parte di un ragazzo. Abbiamo scritto per ottenere un tuning, una messa a punto della risposta, e la rete neurale produce questo: spiegazione dell'opera d'arte. Sostituisce la spiegazione del docente? Certo che no, perché il docente la calibrerà sempre anche sulla base della sua empatia, dell'amore, della conoscenza che nutre o che ha nei confronti dell'artista, ma questo può essere un innesco per strutturare una lezione capovolta, oppure ancora nella scuola secondaria di secondo grado per dialogare su grandi temi, nessuno di noi è un tuttologo, e usare l'intelligenza artificiale come palestra di allenamento per il debate. Anche per i più piccoli posso utilizzare Gemini sempre come innesco, è una parola che mi piace molto, nei miei vari corsi in giro per l'Italia, nelle scuole italiane la utilizzo spesso, non sostituzione ma innesco di processi di apprendimento, di scrittura, di decodifica delle informazioni. Un uso simpatico quale può anche essere? State a vedere. Posso parlare un attimo con Babbo Natale? Vediamo un po'. Mi dispiace. Non posso mettere in contatto le persone con Babbo Natale. Babbo Natale è un personaggio molto impegnato.
Bene, ne prendiamo atto. Ma sono io! Babbo Natale! Vediamo. Oh oh oh! Se tu sei Babbo Natale, allora ho una domanda importante per te. Capite come l'intelligenza artificiale curvi in funzione di ciò che noi gli chiediamo e da dove la vogliamo condurre? Motivo per cui sta a noi essere attenti, ma soprattutto a sudare un pochino nel concepire testi e prompt mirati per ottenere davvero le informazioni che vogliamo. E allora non è una sostituzione, ma c'è un lavoro pregresso di sviluppo e di pensiero critico, il famoso approccio STEM. L'intelligenza artificiale, che è imperfetta per natura, non genera un risultato unico, ma bozze o varianti o versioni in funzione delle applicazioni a base di IA che utilizziamo. Consultate la mia playlist qui sul mio canale YouTube, vedrete che ne seleziono e ne ho selezionate tantissime. Molte altre ancora sono in arrivo. Abbiamo anche la possibilità di ascoltare la risposta in lingua italiana o in lingua straniera se la chiedo in lingua inglese, se la chiedo in lingua ucraina. Se scrivo in inglese è facile che la macchina, machine learning, la macchina che impara, mi risponda in inglese. Vi mostro anche a sinistra che abbiamo i tre trattini che mostrano di fatto la cronologia associata al nostro account delle interazioni, cioè delle chiacchierate che con Gemini abbiamo avuto. Oppure ancora, andando sull'ingranaggio in basso a sinistra, io posso attivare impostazioni quali la modalità scura oppure l'interazione di Gemini con altre Google Apps. Penso a YouTube. Se io chiedo un'informazione particolare su un cantante, su un artista, è facile in questo caso che Gemini vada a scandagliare anche all'interno dei video musicali o non dell'artista stesso. Vi sono, come ho accennato ad inizio videocorso, versioni a pagamento che sfruttano una maggiore quantità di parametri e ampliano la modalità di lavoro multimodale di Google Gemini. Teniamole sott'occhio. Come vedete già qui c'è un pulsante a destra che ci invita a provare Gemini Advanced, ma credo opportuno che il primo approccio sia assolutamente un approccio che possiamo effettuare con la versione free, con un account personale o istituzionale se siamo alunni, docenti o scuola più in generale. A voi quindi la prova pratica, la prova su strada, come mi piace definirla, di Google Gemini, con un cenno in chiusura. Ho solo scritto e ho solo ottenuto testo, ma non gli ho chiesto se è capace di creare disegni o immagini per me. Proviamo. Puoi creare per me una immagine che descriva un paesaggio di montagna. Abbiamo appena scoperto che allo stato attuale, così era per Bard, così è per Gemini, in questa versione di Gemini, quella più alla portata di tutti gli utenti, non è possibile utilizzare l'intelligenza artificiale generativa per le immagini. Ma non vi preoccupate, perché sempre qui all'interno del mio canale vi ho già illustrato diverse accattivanti soluzioni anche per, come sono solito dire, dare forma con il nostro prompt ai sogni e vedere quindi raffigurazioni, immagini, disegni. A ciascuno il suo uso della IA, sempre con la testa. Lieto di essere stato con voi, in vostra compagnia anche in questo caso. Se il mio mini corso vi è risultato utile, condividetelo su YouTube e poi all'interno dei vostri social media con alunni, alunne, colleghi e colleghe. Ci vediamo presto, sempre con il vostro Andrea Cartotto.